Novellis, poeta e studioso, studioso di tradizioni popolari e di toponomastica antica. Oggi qui è in veste di autore del suo ultimo libro Partenope, Maya, la partoriente. E gli vogliamo fare alcune domande. Ciro, la prima domanda che ti faccio è questa. Leggendo il libro, come anche rilevato dalla professoressa Vittoria Caso, pare che tu abbia in qualche modo smontato molte delle acquisite conoscenze su Napoli, sul suo hinterland, sulla sua toponomastica antica. Su che cosa tu hai basato queste tue acquisizioni? Sì, come pure ha rilevato una professoressa di Umane Lettere, Vittoria Caso, un senso di dispiacere o forse una sorta di timidezza, di inquietudine nel confrontarmi con tanti illustri scrittori e studiosi eccellenti di quello stesso, sempre in disputa tra loro, che ho dovuto per forza di cose qualche volta esattarne l'uno anziché l'altro, altre volte smentirne l'operato di entrambi, di tutti, insomma. Intanto, questo per precisare, è a loro che va il mio ringraziamento, perché è grazie alla lettura delle loro opere e a me loro ataviche dispute se ho potuto incuriosirmene e seguirmo nel loro difficile cammino della nostra della ricerca del vero. E parliamo di Francesco Patrini, Carl Jungius Belloc, Erik Nissen, Domenico Bannardo, Carlo Cemano, Daniele Sterpos, di cui ho ammirato la sua bellissima ricerca Comunicazioni stradane attraverso i tempi, che parlava del tratto Roma-Capua. Poi c'è il Coccia, ecco, Enrico Coccia aveva anche egli male interpretato una frase di Traiano quando parla di incoata a Nerva, incoata secondo la sua interpretazione o quella del Werther che così l'ha riportata, significherebbe iniziata, quindi incoata, iniziata, cioè la strada che porta a Nerva, da Nerva, che porta nel luogo dove viveva Nerva. Nerva, diciamo, Marcus Cocceo Nerva Cesare Augusto, nell'epigrafe è nato a Narni, in provincia di Terni, 8 novembre del 30 d.C., Roma, è morto a Roma il 27 gennaio del 98, secondo sempre queste epigrafe. Conosciuto semplicemente come Nerva, è stato il primo degli imperatori adottivi, regnante dal 18 settembre 96 fino alla sua morte avvenuta nel 98. Prima di diventare imperatore fu già console sia di Vespasiano che di Domiziano e poi fu proprio Vespasiano a chiederne la successione al trono. Appena eletto, diciamo subito, si intravide la sua, fece cessare le persecuzioni contro i cristiani, consentì agli esiliati di rientrare a Roma, abolì i processi di lesa maestatis, reintegrò il senato delle sue prerogative, prodigò le sue terre e i denari per soccorrere i poveri. Inoltre abolì il fiscus Iudaicus che gravava sugli ebrei dell'impero e la vicesima ereditatum, che poi possiamo pure spiegare di che cosa si tratta. Nonostante ciò fu pure molto duro con i suoi relatori. In effetti Vernegliannoschi, ma questo è appena un particolare di tutte le dispute che gli storiografi hanno dovuto affrontare per affermare ognuno la propria convinzione, la propria teoria. Vernegliannoschi voleva in qualche modo dare il nome alla via Nerva
che attualmente sta a Rione Traiano di Soccavo, diciamo, ma noi sappiamo bene che dalla via Nerva di Soccavo è difficile immaginare una via greca che di lì salisse, diciamo, per il Vomero Alto, diciamo, per poi ridiscendere. Noi pensiamo che la via Puteomis Neapolis Percones abbia avuto una sua, diciamo, come dire, una sua continuità con l'attuale via Pinia, diciamo, che un tempo era tutto collegato e si chiamava il percorso dei canapi, che portava dalla zona dell'entroterra di Napoli, dalla parte alta, va bene, fino al lago di Agnano, dove poi avveniva la macerazione della canapa. C'è un'altra domanda. Nel tuo primo libro tu studiavi soprattutto, ti riferivi soprattutto alla storia di Miano e della via dei canapi. Com'è che adesso sei arrivato ad esplorare addirittura il Messico in questo nuovo scritto? Il localismo, quando parliamo di localismo, di cui io affermo sempre che è deleterio e mummificante per la cultura, lo ribadisco solo però per introdurre la disponibilità di quegli elementi culturali che puntualmente ritroviamo quali modelli comportamentali identici e puntuali, sia pure con sostanziale identificazione, ma che non si possono non considerare oggettivamente essere varianti derivati dagli stessi principi etici, religiosi, culturali. Alcune funzioni comportamentali sono state trovate sia nei luoghi periferici che io ho percorso che in Italia, nell'Italia settentrionale, in territori culturalmente e storicamente diversi, altri addirittura in luoghi lontanissimi, in altri continenti addirittura della Terra. Il localismo insomma diventa un umile quanto necessario apporto di conoscenze di un diacronico storico che spesso viene snobbato come anacronistica lettura, si dice, no? Che deve essere rimossa, dimenticata, senza condividerne appunto i legami o l'analisi delle sue derivazioni. E poi troviamo identiche, come ho detto, in tutti i paesi dei vari continenti, addirittura luoghi che consideravamo atavicamente coperti di ghiaccio, no? Il cosiddetto il fenomeno del permafrost si chiama, cioè perennemente gelato, che una volta svelatesi si è visto che conservavano sin dalle ere più antiche tracce di antico vissuto. Presenza di grotte, pure conosciute come luoghi sacri a sciamanschi, dicono, che sono poi gli sciamani, che sappiamo essere derivati da comportamenti maianici che noi abbiamo rivelato in tutto il mondo, e che tutto il capo Burkan, ad esempio, no? Che sta in Siberia, che significa roccia dello sciamano, pure segnalato come stretto di Maloe, ecco, Maloe, ove meglio, se riflettiamo, ove meglio se ne coglie pure metipo di Maya. C'è un'altra domanda: com'è possibile che in tanti millenni, nella storia intera della genesi umana, non ci sia una traccia evidente, una geografia certificata di quello di cui tu parli nel tuo libro? Tutte errate sovrastrutture che intanto relegavano ad un passato incerto, in quanto motivo assunto dalla letteratura, dalla filologia, dalle tradizioni orali, rispetto alla religiosità mariana e cristiana del cattolicesimo, che ha fatto di tutto per assicurarsi un'eredità antropologica certa.
un vero e proprio laboratorio aziendale, insomma, in continua evoluzione anagogica, letterale, se la vogliamo chiamare così, quello di una storia di una grecità che si è voluta costruire sul personaggio pure Omero, ecco. Omero che forse non è mai esistito, come molti pure l'hanno affermato. Giambattista Vico, anche se queste assunzioni sono state capite solo in tempi recenti, come pure per altre cose del resto, spiega che non bisogna indagare sul poeta, ma su un popolo greco poetante, ossia una personificazione della facoltà poetica e di quel popolo, e tra l'altro fa rilevare pure, diciamo, perché le lettere, come delle greche che si ha dalle greche tradizioni, non si ritrovano tutte un tempo, ed è necessario che almeno tutte non si fossero ritrovate nel tempo d'Omero, che si dimostra non avere lasciato scritto niuno dei suoi poemi. Ecco, scusate la mia lettura, diciamo, di questo di Vico, diciamo. E l'aforisma latino verum est ipso facto, cioè ciò che è vero è precisamente ciò che è fatto. In effetti lo salvava un poco, ecco, dal rogo che intanto si stava già spegnendo, quello di insomma, voglio dire, le cose purtroppo sono andate così. Lui con queste teorie cercava sempre di mantenere, come dire, mantenere quel legame con la divinità e con la provvidenza, diciamo, anche se poi, diciamo, esprimeva questi concetti che non potevano essere assunti dalla verità cristologica, diciamo. Ciro, infine una domanda è d'obbligo. Una cosa vorrei capire: l'utilizzo che gli antichi facevano dell'arco e della grotta, che sono le due cose di cui tu parli quasi completamente nella tua opera. Nel libro Partenope e Maia la Partoriente iniziamo dalla grotta proprio. Le grotte, che poi furono rappresentate quale mantra in tutti i continenti della Terra sin dalla Pantagenesi, dal sommo antro, una volta diciamo venerato questa grotta, poi dopo si è rappresentata anche dal sommo antro, che poi è l'arco, diciamo, no? Dal quale nacque pure la dominazione maya. Ecco, dobbiamo supporre che l'uomo già attivo e sociale, diciamo, abitava le grotti o monolite, di natura pure piroclastica o artatamente costruite, o parliamo di grotte fluviali, e questo in ogni luogo della terra. Quando pensiamo alle prime navigazioni, come alcuni studiosi oggi vogliono far rilevare, innanzitutto ci dobbiamo immaginare che questo sia successo in tempi assai recenti rispetto alla nascita delle prime civitas del globo. Eppure che quelli siano stati i primi incontri-scontri di dominio, le prime battaglie di quelle comunità. Maya, che a Napoli si chiamava Partenope in quanto luogo del parto. Perché luogo del parto? Per la moltitudine di fiumi, ruscelli, sorgenti, ecco, grotte fluviali, come abbiamo detto, e archi piroclastici pure da cui fluivano questi ruscelli, questi fiumi. In questo senso venne pure denominata la Roscida,
che non significa rirugiadato come vogliono far credere, ma significa proprio la presenza, denota, questo termine denota proprio la presenza di ruscelli, forse di cascate addirittura. Per molti millenni, per la presenza di quest'acqua purificatrice in quei luoghi, si svolgevano le pratiche del parto, nella gravidanza, come pure ciò avveniva a mare, in riva a mare. Non avendo poi nella Chiesa cristiana, quei luoghi furono inglobati negli edifici ecclesiali, che sostituirono pure la pratica assistenziale del parto, no? Attraverso benedettine, attraverso tanti, diciamo, gruppi monacali pure, l'assistenza alle partorienti, diciamo, battezzando poi i piccoli al nuovo culto, ecco, praticamente lì dove c'era stata l'acqua, e poi si sostituisce simbolicamente con il simbolo del battesimo che noi conosciamo, in effetti. Partenope, dopo molti secoli di splendore, fu distrutto soprattutto verso il terzo secolo avanti Cristo, va bene? Maia poco a poco diventò Maria, che si fece pure regina dell'arco, e da cui la storia evangelica che conosciamo. Partenope non si poteva cancellare dalla storia, divenne in mitologia, no? Divenne la servetta di Persefone, è diventato pure tante altre cose, lasciamo perdere. Nacque la narrazione mitologica che inganna e confonde persino oggi, no? Gli storiografi, i filosofi, che ancora perseverano a confutarne di assurda demagogia, soprattutto, no? Il pensiero, le lettere. Maieutica si dice che l'arte dell'ostetrica è sbagliatissimo. L'arte è sì dell'ostetrica, ma non l'atto del partorire di Maia, Maieutica o Partenope. Nelle grotte terrene si seppellivano i morti e in quelle ampie si svolgevano le feste, le ritualità di passaggio. Roma non esisteva, anzi, dobbiamo sapere che forse proprio sulle rovine di Partenope e con quelle rovine si costruiva Roma, Napolis, Neapolis. Virgilio magari si dava da fare per inventarsi un'eredità storica ai romani, partendo dalle fantasie omeriche, appunto. L'Eneide fu progettuale proprio in questo senso, con quelle rovine, per la costruzione di Roma. Insomma, questo è un poco quanto io cerco di rappresentare in questo libro. Ringraziamo Ciro De Novellis. Ricordiamo al pubblico che questo è uno, fa parte di una serie di tutorial che registreremo prossimamente, anche in futuro, su altri argomenti. Quindi non ci resta che salutarlo e darvi appuntamento ad una prossima intervista. Grazie.